attesa spasmodica, concentrazione e tanta adrenalina. È l'ultimo atto del moto estate in quel di Cervesina. Weekend di passione con tanta voglia di mettersi in mostra dopo un anno difficile che non ha impedito ai piloti di coronare il proprio sogno, correre e dare gas. Liberini Bianucci nella 600 Race Attack, Torchio Palladino nella 1000, Lusso Vitali nella 300 Super Sport. Saranno soltanto alcuni dei duelli che infiammeranno quest'ultima tappa per la vittoria dei rispettivi campionati. Kevin Manfredi e Maestri Wildcard di Lusso. Il circuito di Cervesina farà da cornice ad un ultimo atto imperdibile in attesa di un 2021 spumeggiante. E allora ragazzi, i nostri piloti sono pronti ad accendere i motori, spegnere i semafori e dare gas. Il motoestate è qui! Benvenuti, gara 1, 1000, Stock Open, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi. Allora Andrea, andiamo un po' a ricapitolare quella che è la griglia di partenza con Maestri che parte in pole position, wild card per lui, 1.19.117, ha timbrato un tempone importantissimo, il numero 199 al suo fianco Brugnone, 1.20.421, Andre buon tempo, però un secondo e tre sotto, segno che la gara sarà... Bella impervia per Brugnone. Assolutamente sì. Boccelli a chiudere la prima fila, 1.21.208. I distacchi sono già veramente veramente importanti. Ci sono 2 secondi ad esempio tra il primo e il terzo, Andre. Segno sì. Che sarà, speriamo, una gara combattuta. Ma da quello che possiamo vedere in prima fila già è bella importante il mismatch. Seconda fila che si apre con Malfatto, 1.21.252, vicino 45 millesimi da Boccelli. Quindi lì può esserci sfida. Sì, 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 diciamo che dal terzo in poi, esatto, fino al sesto c'è comunque quel gap. Vedo che Bartolini 1.21.264, esatto, 12 millesimi di distacco da Malfatto. A chiudere la seconda fila è Kelly, che anche lui è una wild card, 1.21.789. Poi si apre la terza fila con Perry, 1.22.390, Orofino 1.22.926 e Cristini, che ha deciso di stampare questo tempo, 1.23.001. Che è un tempo, dobbiamo capire anche Andre, volante, chiudere la griglia, poi andiamo alla linea Nilo, perché tanti piloti che abbiamo visto andare malino in qualifica, poi in gara sono riusciti a dare meglio di sé. Sì, questo è vero, anche perché sono cambiate un po' le condizioni della pista, comunque freddo e cambia tutto. Cambia e allora tutto. Andiamo linea Nilo per le classiche interviste per gara, poi noi per gara 1, 1000 Stock Open. Andrea Maestri, un grande campione, un escalation, tanti successi. Più di questo non riesco a dire. Facciamoci dire qualcosa da lui. Ciao a tutti innanzitutto. E siamo venuti qua alla mia pista di casa, dove finalmente posso dire detengo ancora il record, visto che ieri nessuno fortunatamente l'ha battuto. È un weekend un po' particolare. E la moto non è più la mia, e la moto di Francesco Rocchio, del Team Proton. E una moto con un potenziale grandissimo, ma abbiamo dovuto lavorarci davvero tanto dietro, perché era molto, molto da mettere a posto, ecco. E abbiamo avuto tantissime difficoltà, e ieri però riuscire a eguagliare il mio tempo dell'anno scorso con la gomma da tempo, con delle gomme tra virgolette normali, tradizionali, mi ha fatto grande piacere, immenso, sia per me, per tutto il team e anche per Speedy Bike, che ha fatto un ottimo lavoro sulle sospensioni. E non so come mai non è stato preso questo tempo, non so dirti il perché, loro hanno preso un tempo differente da quello che solitamente ho preso io. E niente, quindi ci accontentiamo di questo 19-1, anche se sappiamo benissimo tutti qua all'interno del team che abbiamo fatto di nuovo il tempo dell'anno scorso. E niente, per quanto riguarda le qualifiche è tutto. Guarda, per noi è un piacere averti qui, per quanto riguarda gli avversari non lo so. Lo so, sono un po' scomodo, e poi quest'anno prendendo punti, perché mi hanno iscritto al campionato,
A Varano purtroppo non l'abbiamo potuto correre perché abbiamo avuto dei problemi elettronici alla moto, che però hanno lavorato benissimo e hanno risolto in brevissimo tempo, però sfortunatamente, non avendo fatto test e non avendo fatto nulla, siamo arrivati alla gara un po' alla sprovvista e i problemi sono venuti fuori in quel momento. Se no oggi potevamo dire la nostra, diciamo, no? E niente, adesso le condizioni sono difficili, pioggia, sole, conoscendo bene la pista per me è asciutto, 100%. Però non voglio dirlo troppo forte, che poi se succede qualcosa dopo, sai, non voglio responsabilità, però speriamo, dai, adesso abbiamo la gara tra un'oretta e speriamo che il tempo tenga e speriamo di fare una bella gara, dai. Vi aspettiamo al parco chiuso, grazie. Grazie a voi, ciao a tutti, ciao ciao. Anche questa volta abbiamo avuto delle difficoltà a catturare l'attenzione di Walter Bartolini, che è sempre distratto dalla nostra Giulia e non riusciamo a capire perché. Chiediamo a lui quali sono le intenzioni comunque per quest'ultima tornata del MotoEstate. Ma adesso Giulia è una bella ragazza, mi piace, poi mi dà carica quando siamo qua. Adesso siamo all'ultima gara, che facciamo due gare, vediamo che ci stiamo giocando il campionato. Ora Giulia mi dà molto carica, nonostante la mia età, però è una bella ragazza, allora mi fa piacere vederla ogni tanto in tutte le gare. Grande cuore di Walter. Sì, grazie a tutti. Vediamo al parco chiuso. Grazie. Noi scherziamo sul vero, però scherziamo. Ciao a tutti, ciao. Grazie Walter. Ciao. Nei box con Massimo Bocelli, ultima gara della stagione. Se dovesse piovere, Massimo, come hai intenzione di affrontare quest'ultima tornata di gare? Beh, se dovesse piovere è un po' un problema, perché non abbiamo provato con l'acqua, per cui è un po' un rebus, un terno all'otto. Vediamo, ci proveremo lo stesso, vediamo. Ma in ogni caso, per natura, ti sentiresti in grado di affrontare questo percorso se dovesse piovere? Ti è già capitato o no? No, in questa pista no. Ho già fatto tante altre corse sul bagnato e sì, dipende un po' se riesci a sistemare bene l'assetto e in questo caso a indovinarlo un po', perché non abbiamo provato appunto. Bisogna contare sul setup, quindi. Sul setup, sì, quello è indispensabile. Se è a posto quello, si riesce a esprimersi molto bene. Allora, bisogna metterci la faccia quando si va bene, ma bisogna metterci la faccia anche quando si va male. E questo qua è un periodo un po' negativo per noi, non riusciamo a trovare un setup ideale con la moto, un po' ci metto anch'io del mio, e quindi niente, sicuramente la gara, partiamo ultimi, voglio dirlo, perché bisogna avere il coraggio anche di dire le cose. E semplicemente la gara faremo come l'ultima volta, ci impegneremo al massimo. L'ultima volta abbiamo finito quinti e speriamo almeno di salvare il secondo posto in campionato. Sarà durissima, ma noi ci proviamo. È apprezzabile l'umiltà di questo grande pilota che nonostante tutto affronta le difficoltà con grande tenacia. Complimenti Gianpaolo. No, grazie. Questo sport qua, sai, lo facciamo con tanta passione. Devo crescere anche il mio piccolo e è un momento difficile, ma ne usciamo alla grande. Ci vediamo a fine gara, grazie. Grazie a voi, grazie, ciao. Nei box con Gabriele Perri, che purtroppo sappiamo aver avuto dei problemi durante la Q2 che abbiamo pensato potessero essere dovuti alla moto o qualcosa di particolare, ma facciamocelo dire da lui. Purtroppo eravamo già un po' in difficoltà, che non conosciamo molto bene la pista. In qualifica 2 abbiamo cercato il giro veloce per portarci davanti alla griglia e abbiamo un po' esagerato e siamo andati in high side, abbiamo riportato una frattura alla mano che non ci permetterà di correre oggi. Fa parte del gioco anche questo, ci prepareremo per l'anno prossimo, abbiamo di fronte l'inverno sia per guarire sia per preparare bene la nuova stagione e cercheremo di tornare più forti di prima. E noi ti aspettiamo con piacere, grazie mille. Tutto.
tutto pronto per la MES 1000 ai nastri di partenza, i piloti con Maestri in pole position, Brugnone al suo fianco, qui al mio fianco Andrea Tomio. Allora, ci aspettiamo una gara importante da parte dei Maestri, anche perché ricordiamo wild card. Lo diciamo Andrea, esatto. Evidentemente non ha grandi mentre sono partiti i piloti, subito Maestri che si fa largo con una poderosa partenza, dicevamo Andrea giustamente, a livello di classifica importante, diciamo, fare un po' il compare. Io ho qua in mano il cellulare, siamo in attesa di quello che sarà con un Bartolini che ha fatto 50 largo, punti. È arrivato anche largo Bartolini, esatto, mamma mia. Maestri sembra già aver preso un bel margine, un bel gap. Cristini intanto lo vediamo confermare un po' quelli che sono stati qualche problemino che ha avuto in fase di griglia di partenza. Andiamo anche con Luca Malfatto che cerca di insidiare, si trova in quinta posizione. Mi sembra che Maestri ha preso veramente la retta via. Maestri che poi si è iscritto a parteciperà evidentemente, sì, al campionato. Però Andrea, evidentemente, anche se fai un doppio primo, a Bartolini basta un punto per vincere. Beh, certo, il certo campionato. Anche se ti faccio un attimo volante, ti dico quella che è la situazione di classifica a prima dell'inizio della prima gara. Bellissimo intanto queste immagini dove ci segnano anche il tempo, e dopo abbiamo un po', sapete che Andrea Tommy mi ha chiesto spesso non mi fai mai vedere i tempi, oggi ti faccio vedere i tempi anche, esatto. Guarda intanto che immagine che ha già preso in mamma un giro mia. Neanche un giro, iniziamo il giro adesso, quindi esatto il vediamo. Beh, oddio, effettivamente questo è un raffronto cronometrico che non ha gran senso, però Andre 1:46, no, com'è? 5. Allora, lui praticamente quello ha due è secondi, esatto, sì. Il distacco è di 2:06 da Bartolini, che è secondo. Mamma mia, mamma mia, ha preso subito un ampio margine, e probabilmente segno che gara, se c'è gara, ci sarà più che altro per la seconda posizione. La seconda posizione, esatto. E sì. Bartolini, Brugnone, Orofino, Malfatto, Boccelli e Cheli Cristini non hanno avuto un grande spunto. Un paio di piloti, vedo ad esempio Boccelli che partiva dalla terza piazza, si trova sesto. Brugnone dalla seconda, terzo, Bartolini non male. Mamma mia ragazzi, ma che ma anche impennato qua. Ma tu conosci il pilota? Sì, conosco il pilota molto bene, e anche il team, perché è il mio team. Ah! lo conosco bene, quindi sì. Mamma mia, ma sta volando letteralmente. Bella secondo me la sfida Bartolini-Brugnone. Andre, li vedo a fianco uno all'altro. Sono due Ducati, giusto, Bartolini e Brugnone? Sono, se non erro. Allora, Bartolini, diciamo che sì, è il motore Ducati, ma è una moto sperimentale. Ah, mentre Andrea guida una Yamaha, un R1. Brugnone ha passato Bartolini, Brugnone mi sembra che ha passato Bartolini, Andre. La moto di Andrea Di Maestri è del mio socio, di Francesco, che gliel'ha appunto data per fare questa gara. E niente, insomma, adesso si sta divertendo un pochettino si sta divertendo Andrea un po' meno Cristini, che comunque sembra accusare anche quel gap che c'era stato rispetto alla griglia di partenza, dove dovevamo partire veramente in fondo, e mi sembra non averne proprio per stare dietro a quel gruppetto che si sta formando per il quarto posto. A questo punto vedi Bartolini, ti ho detto, è stato sorpassato da Brugnone anche in maniera abbastanza agevole. Mentre andiamo a rivedere, beh, questa immagine la trovo meravigliosa, anche si vedono anche tempi, le marce, sì. Si vede veramente tutto. Per quanto riguarda la moto di un super Andrea Maestri, mentre andiamo ad indugiare anche un po' su Cristian Brugnone, che sta staccando Bartolini. Esatto, Bartolini partiva bene, è partito... fatto uno spunto discreto, sì, non poi buono. Invece alla curva 3 è arrivato un po' lungo, e ha fatto fatica. Aveva mantenuto la seconda posizione, scusami Andre, in rettilineo. Il rettilineo l'ha scavalcato anche in maniera abbastanza agevole Brugnone, senza, probabilmente ha un motore più forte Brugnone, sì, evidentemente, sì, sembra di aver visto. Questo è sicuro. È fuori di dubbio, mentre Maestri sta veramente matando il terreno. Andiamo un po' anche a vedere Cristini che arriva, e mi sembra anche lui accusare qualche problema. Intanto possiamo iniziare a vedere qualche raffronto cronometrico. Maestri ha girato, questo è il terzo giro, in 1:21.542. In realtà ha girato più lento di Brugnone, clamorosamente, ma ha preso tanto margine. Vedi anche i tempi, appunto 1:21 sono alti rispetto a quello che ha fatto in qualifica, che ha fatto, esatto, 19.
quindi ma il segno che probabilmente segno che c'è le condizioni esatto, sono quelle atmosferiche che cambiano molto, esatto, in questo sì. caso anche perché due secondi non sono pochi, cioè, esatto, cioè, cambia e fa freddo. Poi su un copper di 12 giri non è che stiamo misurando appunto, su appunto. 50 giri, no, esatto, esatto, il degrado una gara può di essere endurance, esatto, esatto. L'immagine molto 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 bella oggettivamente questa qua, perché vediamo anche come piega, intanto c'è battaglia tra Malfatto, Rufino, Boccelli e De Cheli, e secondo me questa può essere anche un altro un'altra sfida nella sfida. Boccelli, Andre, lo vedo un po' in difficoltà anche perché io. Adesso penso che l'abbiano anche sorpassato. Adesso andremo a vedere, esatto, quando poi nel passano, raffronto, quando sì. passano il quarto giro per entrare poi nel quinto giro. Maestri, eccolo qua, Brugnone, Bartolini, con Bartolini che si sta vediamo staccando via Boccelli, via quando passano, ma vediamo penso... Malfatto, no, hanno tenuto le posizioni, riuscito... Malfatto, Boccelli, Orofino e Cheli, e poi Cristini a completare, mentre andiamo live anche con Giampaolo Cristini, conosciuto il pilota, no? Personalmente no, non lo conosco, ma facciamo, non è un problema. Mentre io vedo però Bartolini anche qui in difficoltà su Brugnone. Sì, Bartolini l'abbiamo visto in gran forma a Varano. Bravo, e questo qui è sempre il discorso che stavamo facendo io e te. Sì. Non è detto che se tu vai bene in quella pista, in un'altra pista tu possa fare molta più fatica. Sì, questo è fuori dubbio. Poi in più lui, come ti dicevo a Varano la gara scorsa, ha una moto molto molto agile, ma è un po' paga un po' sul dritto, è un po' ferma, no? Sì, beh, ferma, no, no, nel senso buono, cioè, nel senso, non è una critica né contro esatto. il pilota né nella moto, esatto. Però dico è un po' più più stabile aerodinamica sulle curve, e in rettilineo esatto. fa un po' più fatica, fa un po' più fatica, esatto, abbiamo sì. visto prima Brugnone, cioè non è tanto il sorpasso, Andrea, perché ci può stare un sorpasso sì. in scia, a parte il fatto che Brugnone sta prendendo un margine importante, sì, sì. Adesso a parte gli scherzi, cioè Maestri sta facendo un bel percorso, ma là dietro se le stanno dando di santa ragione. Il numero chi è che era quello? Boccelli, no Boccelli comunque è tenuto la quinta posizione alle spalle di Malfatto, anzi adesso forse è uscito anche forte, vediamo se prova in qualche maniera a rettilineo a scavalcarlo. Mi sembra che Bartolini si stia anche lui accontentando, in realtà hai ragione, perché Cheli sta iniziando a farsi vedere minaccioso alle spalle di Boccelli. E può verificarsi quella che è una sfida nella sfida. Boccelli però Boccelli passa Malfatto alla fine del rettilineo, un po' dopo rispetto a come l'aveva fatto Brugnone su Bartolini. Bel sorpasso da parte di Boccelli, bello dritto per dritto, forse anche a dare una risposta a chi dietro stava iniziando ad insinuare che non potesse tenere quella posizione, per prendersi la quarta piazza Boccelli. Sì. Boccelli che era andato molto bene a Varano anche lui, attenzione intanto perché Cheli l'ho visto che si stava mettendo alle spalle di Malfatto, infatti molto infatti. Forte quando siamo già nella metà della gara. Sì, è passata veloce, esatto, lo sai. Sì. Sei stato anche bravo a commentare oggi. Stai migliorando, dovrò far presente a chi di dovere. Sa che smetto di correre in moto e faccio solo pensavo i commentatori. Pensavo che smetto di commentare adesso e te la fai tutta da solo e mi dicessi anche una mini parolaccia. Ma Andrea, adesso giustamente voglio, sai che adesso mi hai fatto venire questa scimmia dei tempi. È ma vero. Brugnone sta correndo, cioè sta andando come, ad esempio Brugnone ha un best di 21.1 nel che, no, che adesso ancora sta facendo adesso in questo sesto giro 21.5. Quinto giro siamo, esatto. Quindi quinto giro, adesso vai a riprendere. Beh, entriamo la, nel sesto, la, entriamo esatto. nel sesto. Adesso non la troviamo più, chi se ne frega, va bene. Allora, eccola qui, ha fatto 1.21.5, beh, 3 decimi sotto, però ad esempio paga tantissimo, 8 decimi, addirittura un secondo Bartolini. Qui possiamo oggettivamente, Andre, mentre stiamo rivedendo il replay, Cristini che la partita sembrava bene, poi oggettivamente aveva scavalcato, mi sembra Perry, ma poi mi sembra che sia stato controscavalcato e oggettivamente non ne abbia in questa pista per poter andare ad insidiare, anzi forse era Orofino. Siamo al sesto giro, Andre. Sì, mentre... best lap è 1.21.011 di Maestri, per esempio il miglior giro di Bartolini è 1.21.993. Però Brugnone comunque 21.1. Esatto, non è lontano da Maestri. Non è per nulla lontano. Allora a questo punto ti chiedo, non è che ha pagato tutto quanto la parte iniziale, cioè quel primo giro lì? Probabilmente lui, quella sì, perché sfida, quella lotta, quella non lotta, poi perché alla fine il sorpasso è stato agevole. Che c'è stato tra i due? Esatto, io penso che se ecco, rivediamo la partenza. Si vede che Brugnone non è neanche partito male. È stato proprio Bartolini, ma in realtà che lui taglia benissimo la curva. Il buon ha perso un po' di tempo, sì, forse assolutamente. Sì, 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 la, sì.
ha piegato molto molto debole, addirittura sì. Ma il fatto sembrava quasi si potesse far vedere alle spalle. Ecco, ha perso tempo qua, però vedi che è andato largo Bartolini. Avevi ragione, l'hai sottolineato, poi lui l'ha passato, poi Bartolini gli si è messo un po' dietro, non perché Brugnone probabilmente se fosse riuscito ad attaccarsi subito a Maestri, i tempi ce li aveva, perché li sta facendo da soli, sta facendo 21, esatto. Un 21 basso, cosa che sta facendo anche Andrea Maestri, quindi non era così lontano, probabilmente se fosse riuscito dall'inizio a attaccarsi rimaneva con lui, poi se Maestri ne aveva di più o di meno questo non si può sapere, era una supposizione che stiamo facendo una marea di sé oggettivamente, Andre, esatto. Stiamo anche vedendo la gara noi ci basiamo su quello pagando. Che vediamo, esatto. Sui tempi, esatto. Poi ripeto, la condizione climatica che c'era e che c'è stata, ad esempio possiamo sottolinearlo, lo dico in maniera importante in telecronaca, Andre, alcune gare hanno deciso di fare un giro in meno, un giro di warm up, esatto, in più perché hanno fatto le prove il giorno prima, condizioni diametralmente opposte, ha fatto veramente freddo, esatto. Quella domenica rispetto al sabato dove c'era un sole pazzesco, la direzione gara ha deciso in maniera abbastanza consapevole, Andre, di dire facciamo un giro in meno perché oggettivamente è una condizione climatica opposta al giorno prima, sì, e allora qualcosa magari è cambiato, sì. Io sto guardando i tempi, Andre, Brugnone 1.24.121, Boccelli ad esempio 1.21.208, ad esempio Bartolini ha fatto 1.21.264, il suo miglior giro lo fa in 1.21.1, quindi lui si è tenuto, lui è riuscito a replicare quello, è Maestri che ad esempio sta andando Maestri molto più piano, sì, bisogna capire, poi glielo devo chiedere anch'io, vabbè, quanto oggettivamente magari se anche lui abbia deciso, magari ha visto che non bastava così e non si è messo a spingere oltre, anche perché effettivamente non ha tutto sto senso, no, esatto, cioè, noi stiamo commentando la gara, sì, oggettivamente, sì. Post produzione oggettivamente, esatto, questo è un primo piano di Bartolini che con grande importanza e fatica comunque probabilmente riuscirà a prendersi la vittoria del campionato, dopo faremo un paio di calcoli, malfatto scavalcato dai Kelly, lui sì che è una wild card, e Malfatto ha evidentemente una potenza inferiore di moto, perché vedo che alla fine del rettilineo finale viene scavalcato con la scia che viene presa e prima da Boccelli e adesso dai Kelly. Malfatto oggettivamente non riesce a tenere il ritmo dei piloti che ha dietro, esatto. E quindi qui abbiamo visto Brugnone, ad esempio qui siamo con Cristini che oggettivamente ha problemi, io penso che abbia problemi di moto, perché ora, Andre, il gap è veramente troppo grande, a me sembra quasi che non stia. Ora, ok, che sta affrontando una curva, sì, no, hai ragione, però mi sembra che si è fermato. Sì, praticamente sì. Sembrava si fosse fermato. Intanto, primo piano con Walter Bartolini che ha matato quelle che sono state le gara 1, gara 2 in quel di Varano. Ha veramente impresso un gran ritmo. Non c'era Andrea Maestri. Peccato, perché a questo punto avremmo assistito anche ad una bellissima. Doveva correre Maestri a Varano. Si era iscritto tutto, poi un problema tecnico e niente, non ha potuto presenziare. Mentre taglia il settimo giro, si sono evidentemente cristallizzate le posizioni, non sta spingendo tanto Maestri, non sta spingendo nemmeno tanto, mi sembra, più Brugnone o Bartolini, comunque si sta compattando a livello, sì, di tempi, stavo vedendo che non stanno girando poi così tanto diversi, segno che bastano, infatti Bartolini qua gira in 1.22.920, è alzato, ma forse però solo l'ottavo giro 1.21.470, Brugnone 1.21.550, Maestri, cioè vedi che Brugnone, sì, oggettivamente sta davanti, sì, ma non ha capito che non riesce più a prenderlo. Bartolini probabilmente non si fa più prendere da quelli dietro, e allora dicono giriamo con questi tempi. Bartolini ha decisamente alzato. Bartolini che, ecco, eccolo, vedi, qua, c'hai ragione. Cristini, a me sembrava che sei, sì, stato, sì, veramente, sì, troppo piano, Andre, lo vedevo, sì, sì, anche sulle curve, va bene che stai facendo una curva, però povero Cristini. Giampaolo si ritira al settimo giro, Giampaolo Cristini prende la corsia dei box, andiamo in carena con Andrea Maestri. Mi dicevi guida una R1, giusto, una Yamaha, Andre? Una Yamaha, tu l'hai mai guidata? Sì, proprio. Vogliamo questa, fare proprio una questa. Il primo e tu arrivi nono? E dove? Chiedo, quel di Cervesino.
Non hai guidato un R1 tu? Sì. No, io ho guidato. No, io ho provato. L'hai provato? Mi hai detto se ho mai provato l'R1. 1:21:55, sì. Visto che bello, ho visto tutto quanto. Abbiamo visto, non dobbiamo neanche andare a vedere il raffronto cronometrico. Vedi, è bello. Mi piace questa. Bravi ragazzi del team del dottor Tomio. Sì. Team Senti, Proton. Andre, è una buona moto comunque, oggettivamente. Beh, sì. Diciamo che è un po' la moto di riferimento a oggi. Intanto, guarda un altro. Adesso. Ha preso veramente tanto gap da Boccelli e Kelly che stavano andando. E Kelly, mamma mia, mi sembra di aver visto e Kelly che ha sorpassato Boccelli proprio in entrata di terza, alla terza curva. L'ho visto proprio che l'ha scavalcato. Probabilmente vediamo poi il raffronto cronometrico successivo. Mentre sta viaggiando la gara, caro il mio Andrea Tomio, sì. Siamo nel nono giro. A questo punto sono curioso di vedere a gara 2 se i tempi? No, se Brugnone e Bartolini mantengono questa... No, se partono meglio magari possono stare un po' più a contatto. Beh, con Bartolini, però mi sembra, Andy, di dirti la verità, io ho visto il compare di tempi. Sì, forse più Brugnone, è Brugnone che se tu guardi i tempi Brugnone non è lontano, cioè, è clamoroso, perché in alcuni giri prende 3 decimi e va bene, in altri giri li dà a Maestri, però non è riuscito a stare con lui ad avvicinarsi. C'è anche da dire una cosa importante, che quando tu fai i tempi tra virgolette da solo è sempre più difficile. Se Brugnone fosse vicino a lui lo copi, cioè, capito, se sì, attacchi, certo, prendi la scia, certo, e diventa, cioè, un po' un elastico, perché esatto. Dove non ti sorpasso devo darti, esatto, perché non hai aerodinamicità. Mamma mia, quante cose che mi hai insegnato, Andrea Tomio. Mamma mia, io faccio una petizione, Andrea Tomio per sempre, esatto. Nuovo hashtag forever young. Sì, attenzione, ti ricordo che la ragazza Cagnes chiama Federica, ma Francesca. In cui dovessimo essere cazziati. Giusto. Io ripeto che è stato un errore non voluto. Chiedo scusa alla ragazza, non è non l'abbiamo chiamato Francesco. Dai, esatto, già quello che abbiamo detto anche nella 600 RTK. Oggettivamente, Andre, è una gara. Facciamo anche un po' fatica non a commentarla, però sono tutti e tre degli assoli. Non stiamo neanche vedendo chissà quale grande purtroppo. Sì. Anche... non stiamo guardando chissà quale sfida, e Maestri continua a tenersi davanti, vedi 1.04, 1.05, vediamo anche un po' come cambiano le marce. Qui forse sta pagando un pochettino di più Brugnone, mentre Bartolini è molto attardato e oggettivamente sta girando con tempi che sono sempre più alti. Finisce il decimo giro, entra nell'undicesimo Andrea Maestri, Cristian Brugnone, Walter Bartolini. Voglio vedere come spuntano Echeli e Boccelli. Ah, anche qui Echeli mi sembra aver dato la paga a Boccelli, qualche decimo, più di qualche decimo, un secondo almeno tra Echeli e Boccelli, ma il fatto si è staccato. Vedevo addirittura che Bartolini, sì? non è così, perché ormai siamo vicini all'ultimo giro. Attenzione, perché Bartolini si stava avvicinando sia Echeli che Boccelli a Bartolini. Si sono avvicinati. Sì. Non penso che riesca a prenderlo, perché no, ormai manca un giro, è difficile. Comunque un pilota molto navigato Bartolini. Qui stiamo vedendo la sfida tra Kelly e Boccelli, te lo dicevo. E Kelly se n'è andato, Boccelli si è messo alle spalle, sembra non averne più. Mentre andiamo spesso in carena sulla moto di Super Andrea Maestri. Peccato che si sia ritirato Cristini, perché comunque, sai, già non sono in tanti. C'era un po' più di gente in più. Esatto, che ad esempio Ruffino ha tenuto la settima posizione, non è mai riuscito ad insidiare Malfatto che ha fatto gran parte della gara, almeno metà, in quarta posizione, e poi sembra aver perso. Ecco, qui te lo chiedo, ormai è finita praticamente. Sì. Ti dico, Andre, ma la performance delle gomme? Sì. Qua si sente? Sì, quasi. Sono molto... Cioè, possono, non ti dico sbriciolarsi, ma... Sì. Si sente. Quindi possiamo dire che magari Malfatto ha avuto un crollo della gomma, della produttività della gomma. Può assolutamente essere, anche perché se sbagli la mescola qua, visto che qua è gomma libera, e metti una mescola sbagliata col freddo... Lo vedo Malfatto, vedi Malfatto, ha fatto molta fatica rispetto a quel giro avanti. Se sbagli la mescola strappi le gomme, iniziano a consumarsi male, e dopo il settimo giro non ti piace accelerare.
certo. Poi per rimanere in gara devi a quel punto lì fare un po' mezzo, cioè esatto, di fare l'ibrido, quindi un po' più piano, non posso spingere, esatto, però devo rimanere, però devo finirla, devo finirla, anche perché giustamente anche una sorta, noi abbiamo spesso ripetuto, Andre, sì, è anche proprio poi una sorta di onore per un pilota che si trova, certo, è un hobby per voi, me l'hai spiegato, me sì, l'hai detto, però, tante volte, però diciamo che c'è dietro un gran lavoro, tanto lavoro, e io l'ho visto anche per curarlo nel paddock, per il rispetto del team che ha lavorato per te, che ha fatto tutto, devi portarla molto alla fine, quindi penso che sia per il team è l'unico ringraziamento, quindi anche se arrivi ultimo, però tu me l'hai portata la bandiera. Mamma mia, guarda lì, e Kelly Boccelli adesso effettivamente sono vicinissimi. Boccelli ha ripreso tutto lo strappo da Echeli, che forse anche qui le gomme lo stanno abbandonando. Vediamo se Boccelli prova a sorpassarlo, non lo so, andiamo a vederlo alla fine. Intanto vince Andrea Maestri, la bandiera sventola a scacchi, ha ricucito il gap Brugnone, che impenna, contento, molto contento, comunque. Brugnone nella sua seconda piazza, spunta anche Walter Bartolini, che a questo punto possiamo affermare con questi 16 punti pesantissimi avvicinarsi a grandi passi. E Kelly dovrebbe essere quarto, Boccelli quinto, sesto Malfatto, e chiude settimo tra poco Orofino. Dovrebbe Bartolini con questi 16 punti incrementare il gap, va a 66, e evidentemente si può già laureare campione delle 1000 Open. Nelle stock invece non ha partecipato nessuno alla gara, né Mozzacchiodi, né Bagana, né Mestrinier, e quindi si mantengono inalterate le posizioni. Arriva anche Orofino, si ritira Cristini. Andra, a questo punto noi diamo la linea a Nilo, mentre finisce qui la gara. Siamo ancora live con Super Andrea Maestri, che vince alle sue spalle Brugnone e poi Bartolini. A dopo per gara 2. Ciao Andre. Ciao. Siamo riusciti a catturare Luca Malfatto. Non è facile. Com'è andata, Luca? Bene, dai. Mi ha sbagliato gomma. Ho messo un SC1, ci andava una 0, perché pensavamo facesse più fresco. Invece l'asfalto si è scaldato e scivolava parecchio. Vediamo poi gara 2, dai. Però sei riuscito a tenerla in piedi, insomma, gran cosa, sei stato bravo. Sì, è già buono quello, sì, sì. Non so che risultato ho fatto, non so cosa sono arrivato, quinto forse, non lo so, però dai, sono contento, va bene. A dopo, grazie. Con Walter Bartolini, che sembra possa aver vinto il campionato, Walter. Sì, sì, sì. Sì, infatti ero un po' bloccato perché cioè, volevo tirare, però dopo se andavo in terra perdevo il campionato. Allora adesso così sembra con lo scarto dovrei quindi averlo vinto io. Allora ero un po', correvo un po' male così perché non mi divertivo molto, però è andata bene. Ho fatto terzo lo stesso in una pista veloce dove i superbike qui, sai, ti passano in rettilineo come niente, però siamo andati bene. Ringrazio anche il team GPM, tutti quanti, la squadra, anche voi intervistatori, fotografi, grazie di tutto. Beh, in questo caso diciamo che comunque sia è il buon senso che ha prevalso, giusto? Sì, sì, è stato. Ero un po' bloccato perché a me a correre mi piace tirare, invece così volevo tirare, però dopo, sai, questo lì dal muretto mi dicevo stai calmo, così allora ero un po' frenato, però è andata bene, dai. E allora noi ti ringraziamo e accettiamo volentieri tutti i complimenti che ci hai fatto e ti aspettiamo per i prossimi eventi, grazie. Okay, grazie a voi, ciao a tutti. Pochi secondi con Cristian Brugnone, che questa volta è soddisfatto perché è riuscito a sfatare tutte quelle situazioni, sì, tutte quelle cose negative che gli sono successe durante le gare di Varano. Che però anche questa volta non sono mancate, perché prima della partenza nel giro di allineamento la moto non andava di nuovo. Quindi non mi sono schierato in griglia con i meccanici, con i cavalletti, sono rientrato ai box, abbiamo sostituito un fusibile al volo della centralina e sono ripartito dalla pit lane. Fortunatamente c'era i due giri di allineamento, questa volta sono riuscito a schierarmi, se no anche questa gara, no, sono contentissimo. Però peccato aver perso il treno di Maestri i primi giri, perché sono rimasto insieme a Orofino e a Bartolini, ho perso quel treno che avrebbe potuto portarmi un po'. Beh, comunque ancora più bravo proprio perché hai saputo far fronte a tutte queste difficoltà e arrivare, insomma. Sì, ero in panico totale, però il mio meccanico è stato bravo. Io non sapevo più se dovevo schierarmi in griglia, se dovevo partire dalla pit lane dietro tutti gli altri, non sapevo più niente. Io, gomme fredde, no? Quello che veniva, veniva.
Grazie mille, ci vediamo alla prossima stagione. Grazie. Grazie a voi.